La Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo, FIALS, CISAL, sindacato maggiormente rappresentativo nelle categorie artistiche delle fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali, lancia l'allarme sulla condizione di estremo disagio nella quale si trovano migliaia di artisti e che riguarda la quasi totalità delle fondazioni lirico-sinfoniche in Italia. Lo conferma Antonio Barbagallo, segretario della sezione provinciale di Palermo della FIALS CISAL, nonché baritono del Teatro Massimo della città. I precari sono fuori da qualunque tutela, spiega, perché il decreto prevede aiuti solo per coloro che erano sotto contratto il 23 febbraio. Ma nello spettacolo ci sono molti lavoratori intermittenti con contratti a produzione non a stagione. Questa intermittenza è risultata essere fatale. Da anni lottiamo per ottenere stabilizzazioni che non sono mai arrivate, determinando un lungo periodo drammatico che adesso si sta manifestando con tutta la sua rilevanza. Al Teatro Massimo di Palermo, ad esempio, il corpo di ballo è composto da precari, alcuni in attesa di stabilizzazione anche da 20 anni. Per gli artisti del coro la situazione è lievemente migliore, ma di poco, molti inoltre precari che fanno parte del reparto tecnico del teatro. Era stato chiesto lo smart working per rendere operativa una piattaforma per realizzare spettacoli in streaming, ma secondo Barbagallo c'è stata una resistenza da parte dei sovrintendenti delle fondazioni. Intanto lo Stato continua a derogare fondi pubblici ai teatri, il 75% di questi fondi sarebbe destinato al personale, ma non è così. Ad usufruire della cassa integrazione sono solo coloro che avevano il contratto alla fatidica data del 23 febbraio e i lavoratori stabili. Tutti gli altri si sono ritrovati con un pugno di mosche in mano. Indispensabile dunque a tal proposito un appello rivolto sia alle istituzioni locali che nazionali. Specifica Barbagallo, la FIALS CISAL si rivolge a tutti i sovrintendenti chiedendo di ripartire in qualche modo e di non lasciare indietro i lavoratori più deboli, ma che sono professionisti altamente specializzati da lunghi anni di studio, lavoro e preparazione. Vogliamo offrire il nostro servizio alla collettività e tutelare professionalità che rischiano di essere disperse.